Innanzitutto, questa mattina in questa conferenza stampa presentiamo l'evento in programma venerdì sera, venerdì 21 dicembre, l'Arcobaleno della Vita, una manifestazione culturale scientifica umanitaria organizzata dal Centro Polispecialistico Leo Zon per raccogliere fondi in favore dell'associazione Forstero. Io ringrazio innanzitutto i relatori che sono qui presenti, Mimo Sorgente per Mediterraneo Hotel che ospiterà la serata, Gianrocco Carfagna, responsabile medico Chemes, il presidente della FGC Campania Enzo Fastore e il responsabile sanitario dottor Italo Leo, responsabile Leo Zon, da cui è partita un po' l'idea di questo evento e al quale lascio la parola per presentare la serata. Salve, buongiorno a tutti, molti di voi già mi conoscono, sono lato di avere un parterre d'eccezione, da Mimo Sorgente a Carfagna al presidente Pastore. Mi è arrivata ora una telefonata dall'assessore Malario che si scusa con i presenti ma è rimasto bloccato in udienza, faceva di tutto per esserci. Perché nasce questa iniziativa? Nasce per caso. Io, come voi sapete, mi occupo di medicina e da qualche mese ero consulente alle terme di Castellammare. Abbiamo avuto modo di approcciare le cure termali e in ambito del termale c'è stata proposta questa iniziativa. L'ho sposata in pieno perché non tutti sanno quali sono le proprietà termali che la nostra provincia è piena. In effetti dovete sapere che in Campania esistono circa 30 acque termali, di cui ben 15 sono presenti all'interno della nostra provincia. Diciamo che la FISTERM è un'associazione internazionale di termalismo che nasce con l'idea di divulgare le proprietà terapeutiche del termalismo e collabora con varie istituzioni simili nei paesi internazionali come Spagna, Francia, Stati Uniti e Malesia. All'interno di questa associazione, ovviamente di cui io ne faccio parte, stiamo approcciando degli studi scientifici. Infatti all'interno di questa associazione noi approcciamo degli studi preclinici. All'interno di questa mission ci siamo prefissati l'obiettivo di raccogliere dei fondi che poi saranno devoluti a delle donne del Burkina Faso. La serata sarà in effetti sviluppata con una prima parte scientifica dove saranno presentate delle relazioni da parte della professoressa Costantino, che è una farmacologa dell'Università di Napoli, che è la presidentessa di questa associazione. Dopodiché ci sarà il dottore Carfagna che ci parlerà degli effetti benefici del burro di karité e poi termino io con uno studio preclinico che sto portando avanti da qualche anno, l'utilizzo dell'acqua iperozonizzata e gli effetti benefici. Sono anni che ormai gli atleti delle nostre squadre locali stanno facendo utilizzo di quest'acqua iperozonizzata e stiamo riscontrando dei notevoli effetti benefici e terapeutici. Ora passerei la parola al dottore Carfagna, che assieme a me è stato l'ideatore di questa organizzazione. Allora, volevo ringraziare il dottore Leo, amico e collega, che mi ha coinvolto ovviamente in questo progetto ci vede appunto partecipi per quanto riguarda una manifestazione credo estremamente interessante dal punto di vista della solidarietà innanzitutto. Quindi le relazioni andranno sicuramente benissimo e saranno interessantissime, però credo che, come dicevi tu, la mission di tutto quanto questo sia la solidarietà e quindi ovviamente stare vicino a queste donne sicuramente meno fortunate di tante altre, quindi credo che tutto quanto sia estremamente improntato e tutto quanto sia estremamente interessante per quanto riguarda appunto il fine di questa manifestazione, che è un fine sicuramente nobile, un fine sicuramente importante, che ci coinvolge e mi rende orgoglioso e fiero di tutto quanto quello
che faremo sicuramente. Quindi a prescindere da tutte quante le relazioni interessantissime sicuramente dal punto di vista scientifico e quant'altro, credo che la cosa importante sia appunto far fronte alla solidarietà. Per questo invito tutte quante le persone che hanno necessità, voglia e interesse a fare qualcosa per queste donne del Burkina Faso a essere presenti numerose a questa manifestazione. Io lascerei la sua parola a Mimmo Sorgente, responsabile del Mediterraneo Hotel, che ha accolto con piacere e abbracciato con piacere questa nostra iniziativa. Molto bene. No, ma diciamo che ho accolto veramente con grande piacere l'invito da parte di dottore Leo, che si distingue sempre per iniziative interessanti, quindi non abbiamo potuto dire di no, anzi siamo partecipi in maniera attiva a questo evento e mi allaccio anche al discorso di Gianrocco Carfagna proprio per il fine che ha questa serata, che è una serata di beneficenza, un momento nel quale secondo me tutti quanti andiamo un pochettino a riflettere su quello che è il momento che si sta vivendo, quindi fare del bene a chi magari è stato meno fortunato di noi forse ci fa sentire anche meglio. Sarà una serata nella quale si apprenderanno e saremo sicuramente attentissimi alle relazioni del dottore Leo e di tutti i relatori, però la cosa importante è coinvolgere quante più persone possibile. Noi come albergo abbiamo voluto aderire con grande partecipazione e entusiasmo a questa iniziativa perché secondo me Salerno ha la possibilità di dare una mano in tutti i sensi a queste che sono iniziative che al di là dei contenuti scientifici devono essere visti soprattutto come veramente un momento aggregativo. Ieri sera siamo stati in una serata bellissima con il dottore Leo, insomma, aveva altri fini, le serate si passano in tanti modi, questa è un'opportunità per stare insieme, però per fare anche diciamo così, un momento di riflessione a 360 gradi. Noi come Hotel Mediterraneo siamo vicini a chiunque ce lo chieda, poi al di là l'ambiente lo sa, insomma, stiamo cercando, no, al di là di questo, insomma, penso che Salerno è una città che sta crescendo a 360 gradi su tanti aspetti, quindi io dico quando si innescano dei meccanismi virtuosi noi cerchiamo di fare sempre la nostra parte. Grazie. Sì, la particolarità di questa serata dell'Arcobaleno della Vita è che mette insieme ambienti e argomenti molto diversi. Ci sarà quindi la parte scientifica, ci sarà una parte culturale con un concerto dell'orchestra vocale Numeri Primi, che tra l'altro dovrebbero anche arrivare a momenti, e poi c'è il patrocinio della Salernitana. Purtroppo il direttore sportivo Massimo Mariotto non è riuscito a venire per tempo per un contrattempo, e soprattutto quella della PGC Campania, ed è qui presente il presidente Enzo Pastore, che ringraziamo ancora di essere venuto. Prego, presidente. Dopo tanti anni, buongiorno, che sono stato chiamato segretario, potrebbe chiamare presidente la cosa che è una cosa che non riesco nemmeno io. Spesso dico alla signorina, la gentilissima centralista, dica che il segretario diciamo io, veramente il presidente. Comunque, al di là di questa che non è una battuta ma è la verità, lo ringrazio il dottore Leo, che è un caro amico, ex sardo tra l'altro, e soprattutto ancora oggi, e spero per lunghissimo periodo ancora, componente del nostro staff medico, tra l'altro componente di punta, perché sapete bene, conoscete bene la sua competenza in materia di medicina dello sport. Io credo che si debba sottolineare veramente con favore, in modo estremamente positivo, la presenza di Lazio e Salernitana. Vedete, lo sport, il calcio in particolare, ha bisogno di un recupero di immagine e credo che a maggior ragione in questo periodo di autentico precipizio dell'immagine del calcio, nel comune sentire, nel sentimento popolare per via di tutti questi problemi profondi, calcio scommesse eccetera, ci sia a maggior ragione, oggi più che mai, l'esigenza di dimostrare un qualcosa di diverso. Faccio alcuni esempi. Non dimenticherò mai che la prima volta che fu
sospesa una gara, anzi non fu dato nemmeno inizio ad una gara, per la morte di un personaggio fu sportivo, fu quella del Chievo Verona, quando morì quel calciatore di colore, di cui non ricordo per avere il cognome, ma un momento di grande sensibilità, ma fu il primo momento di grande sensibilità, senza voler fare alcuna comparazione. Noi come Comitato Campania già 20 anni prima avevamo ritenuto che il motto statunitense, americano in particolare, statunitense, ripeto, the show must go on, lo spettacolo deve continuare, che risale al momento in cui un presentatore di una grande manifestazione televisiva morì sul palcoscenico e si ritenne che si dovesse proseguire quella iniziativa con grandissima, come dire, violazione di ogni spirito umano e di solidarietà. Bene, noi abbiamo sempre ritenuto che quel motto dovesse essere rovesciato. Lo abbiamo fatto, come dire, anche molto prima di altri comitati regionali, non intendiamo sottolineare il nostro merito, per la verità si sembra un qualcosa di assolutamente naturale. Quindi che il calcio, il Comitato Campania in particolare, sposi iniziative di solidarietà non fumosa, non generica, ma concreta, finalizzata ad uno scopo che ha i suoi contorni esattamente delineati, e non è un discorso, come dire, dei massimi sistemi, ma riferito a queste sfortunate donne molto operose, delle quali ci gioviamo tutti noi, del cui lavoro e del cui sacrificio ci gioviamo tutti noi, se riusciamo in qualche misura, se si riesce in qualche misura a dare una mano a chi offre le proprie mani per un lavoro così faticoso, credo che sia non soltanto, come dire, piacevole, ma anche doveroso da parte di tutti noi. C'è un'altra considerazione, non vi affligo più, che è questa. Lo sport viene interpretato come un fattore di grande interconnessione con la società, sotto il profilo educativo, formativo, eccetera. Il paradosso è che lo si chiede allo sport e al calcio nel momento peggiore della sua storia, un momento peggiore che però dovrà essere necessariamente superato. Bene, se c'è questa interconnessione non può non esserci anche con reciprocità, cioè non si può soltanto, come dire, affermare il valore dello sport come fattore educativo e formativo e poi tirarsi indietro quando c'è da fare qualcosa per la società, sia pure, come dire, addirittura per paesi esteri come appunto il Burkina Faso, che è un paese del quale credo ognuno di noi non conoscesse neppure l'esistenza fino ad alcuni anni fa. Allora, credo che si possa chiudere tutto il discorso e sintetizzarlo con un'affermazione che non è uno slogan. Nel momento in cui ci sono sostanze che alterano la naturale prestazione dell'atleta, un ritorno alla natura attraverso il burro di karité può essere anche un bel messaggio da lanciare a sportivi, atleti, calciatori in particolare, ma anche quelli purtroppo sciaguratamente di tante altre discipline sportive. Allora, se ci sono domande, a voi la parola. Pasquale. Ma io volevo sapere un po' se è possibile avere anche nomi delle società. Gianluca ci diceva che parteciperanno molte, oltre che addetti ai lavori, oltre che autorità, ciò che avete fatto comunque, insomma, una serie di inviti. Sì. Se ci sono anche altre discipline sportive, altre società. Sì, saranno presenti altre società calcistiche, cioè ci sarà la Amalfi Calcio, ci sarà Temeraria, San Cipriano, Chiare Rito, c'è la Royal Volley Salerno, c'è l'Atletico per niente, c'è la Longobarda Salerno, dimentico qualcuno, l'Olympic Salerno, diciamo sono tante le società che hanno aderito a questa iniziativa e saranno presenti con i loro staff dirigenziali all'evento, oltre alla partecipazione ovviamente dei vertici della US Salernitana 1919, e abbiamo avuto anche
l'ok della partecipazione in termini di regali che saranno poi estratti all'interno della serata da parte della SS Lazio. Proprio in mattinata abbiamo avuto il benefit. Queste sono le società che saranno presenti. Ovviamente con i modesti gadget del comitato, che mi ha promesso 100 palloni che forse non abbiamo mai visto. Queste sono le società. Il pallone è uno strumento che sicuramente è utile. Ovviamente devo ringraziare tantissimi operatori commerciali che hanno aderito a questa iniziativa. Non lo farò singolarmente, ma all'interno della serata sicuramente saranno ringraziati, perché ci sono state circa 20 aziende che hanno partecipato alla effettuazione di questa serata di beneficenza. Cittadine? Cittadine non solo, anche della provincia. Tenendo presente il periodo storico, ne parlavo prima con il direttore dell'albergo, è stato davvero un miracolo riuscire ad avere tutte queste forniture in maniera gratuita. Solo a scopo benefico. Le ringrazio pubblicamente. In questo momento ancora di più. La raccolta fondi si articola attraverso aste o comunque semplici offerte volontarie? No, diciamo che la raccolta fondi sarà l'acquisto di questo, più che acquisto, sarà una donazione del biglietto d'ingresso che avrà un minimo diciamo, costo, e poi ci sarà la vendita del burro di karité che è prodotto da queste donne del Burkina Faso, che sarà in esposizione sul banco della segreteria scientifica durante la serata. Quindi potrete vedere realmente qual è il prodotto finito del burro di karité. Perché la raccolta di questi fondi è devoluta a questa associazione del Burkina Faso che si occupa della raccolta del burro di karité, che è una sostanza prodotta dall'albero del Burkina Faso e presenta un processo di lavorazione abbastanza complicato, e quindi noi andiamo ad elargire dei fondi per facilitare la raccolta di questa sostanza, ecco, che poi viene immessa nel mercato come sostanza medicamentosa, perché il burro di karité ha delle proprietà non solo terapeutiche ma anche di medicina estetica, per questo la presenza del dottore Carfagna. Tra le altre cose, il burro di karité viene utilizzato nel Burkina Faso anche come prodotto alimentare, il nostro burro in effetti. Quindi solo, anche come collante. Come collante, loro lo utilizzano alla massima, alle massime parti. È un albero che lo demoliscono, lo sfruttano in ogni sua parte. Un'altra domanda? Dario, aspetto la domanda di Dario. Era passato questo passaggio, forse non l'aveva. Più che altro magari qualcosina più sul burro di karité, visto che lo si trova anche a volte nei supermercati, sì. Quindi che quale proprietà questo? Il dottore Carfagna. Allora, il burro di karité sicuramente è un cosmeceutico innanzitutto, per come lo consideriamo noi, nel senso che è un prodotto, come diceva il mio collega e amico Italo, è un prodotto che viene utilizzato sicuramente in medicina estetica, quindi in tantissimi cosmetici e in tantissimi trattamenti post medicina estetica, anche post chirurgia plastica, per quanto riguarda sicuramente una migliore guarigione tissutale. Sicuramente viene utilizzato in Burkina Faso anche dal punto di vista, come diceva Italo, giustamente alimentare, cioè loro lo mangiano il prodotto del burro di karité, dalle foglie di questa pianta che loro sfruttano in modo estremo, addirittura si ricava un collante, dalla corteccia addirittura si ricavano sostanze per la costruzione di abitazioni, per la costruzione addirittura e per la produzione di abbigliamento, quindi voglio dire, loro utilizzano quasi tutto quanto quello che la pianta mette a disposizione per far sì che la pianta possa offrire appunto il massimo e quindi sfruttarla al massimo possibile. E quello che noi faremo giustamente è dare dei fondi a tutti quanti coloro che utilizzano e lavorano questa pianta affinché possano farlo al meglio possibile, insomma.
Ma si trova solo in Burkina Faso? Sì, è una pianta che si trova e cresce spontaneamente esclusivamente nell'Africa subsahariana, quindi nel Burkina Faso e tutta quanta la zona dell'Africa subsahariana, però diciamo che nel Burkina Faso viene utilizzata come risorsa fondamentale, non avendone altre. Poi sono fortunati anche perché è una pianta che riesce, come dicevo prima, a dare tantissimo dal punto di vista proprio funzionale. È arrivato tipo oggi, dobbiamo rivedere tutta la carta. Bene. Devo riprendere dall'inizio. Per quanto riguarda la mia branca, viene utilizzato anche per i massaggi, oltre che per le infiammazioni muscoloscheletriche. È chiaro che andarla a proporre ai nostri atleti in questo momento diventa dura, sicuramente ci proveremo. Perché? Scusate. In diretta? Sono il presidente, della conferenza. E niente, quindi noi lo proporremo sicuramente anche agli atleti, vedremo i benefici reali, li tasseremo sul campo. Non è doping. Non è doping, parliamo di medicina naturale, ovviamente. Più naturale di questo non esiste. Se vogliamo ricordare anche la partecipazione dell'orchestra vocale lunedì prima, sì. Non è riuscito ad arrivare. Il maestro Tino non è arrivato, non so se conoscete i numeri primi, è un'orchestra vocale che canta a cappella, è praticamente un gruppo emergente salernitano che sta venendo alla ribalta, ha partecipato al concerto per l'Emilia con Elisa. È un gruppo formato da giovani salernitani e per questo abbiamo pensato a loro per farli conoscere, tutto gratis ovviamente. Li ringrazio per questo, perché è un'orchestra vocale che è composta da circa 40 componenti e vi assicuro che ho partecipato ai loro concerti, sono davvero molto bravi e faranno sicuramente strada per quanto riguarda il loro, diciamo, la loro funzione anche nel sociale, perché hanno partecipato a vari eventi sociali, quindi è un gruppo emergente che vi invito ad ascoltare, sono davvero bravi. Ci siamo. Io ringrazio i relatori che sono intervenuti e ringrazio i colleghi che sono venuti qui stamattina. Grazie a voi. Grazie a voi.